Avevamo promesso che ci sarebbe stata una conferenza stampa ufficiale, aspettavamo il dottore Limone che venisse qui a Battipaglia, direttamente loro, l'Istituto Zooprofilattico vi darà i dati ufficiali. Noi avevamo semplicemente accennato già i giorni seguenti l'incendio che era succeduto nell'area industriale a Sele Ambiente, che è una struttura che tratta rifiuti. C'era stato questo incendio, quindi con questa grossa criticità e anche pericolo, timore per il nostro ambiente e per l'agricoltura. Da subito erano stati allarmati sia l'ARPAC, ma ovviamente anche la prefettura con cui mi sono tenuta costantemente in contatto, e l'Istituto Zooprofilattico, anzi da questo evento poi scaturisce anche una continuazione di collaborazione insomma, che ci sarà di qui a venire. Quindi ringrazio ufficialmente tutti i ragazzi che molti di voi conosco che stanno qui con il dottore oggi. Niente, c'è stato questo pericolo di sostanze tossiche sprigionate. In effetti le centraline poste subito all'indomani, diciamo, perché l'incendio si è sviluppato poi nel primo pomeriggio, sono venuti sul posto le persone che ho citato, però dal giorno dopo sono state piazzate queste centraline sia nella zona limitrofa e quella di Eboli confinante, in modo da poter studiare se c'erano stati inquinamenti con sostanze tossiche. Ebbene, i primi dati riguardavano l'aria, li avevamo già resi noti, non c'era stata alcuna sostanza tossica che poteva compromettere la qualità dell'aria, e successivamente abbiamo reso noto anche il fatto dei terreni. Anche lì non, probabilmente siamo stati favoriti, me lo spiegherà meglio il dottore Limone, dal magari condizioni meteorologiche. C'era vento quel giorno, mi ricordo benissimo, che probabilmente ha diluito, ha propagato in una zona non, verso il mare sono andati a finire. C'è stato anche l'intervento subito dei vigili del fuoco, della protezione civile, dei vigili locali, dei carabinieri, della polizia, che voglio ringraziare ufficialmente. Anzi, colgo l'occasione, non è questo il momento, ma ieri la nostra protezione civile ha avuto un elogio da parte della regione. Sono stati chiamati in un incendio che si era sviluppato nella pineta a Capaccio, hanno salvato una palazzina che aveva iniziato da poco a prendere fuoco, e praticamente li ringraziamo per l'ennesimo. Poi sono tornati a Battipaglia, sono andati a finire a Belvedere, dove subito hanno tamponato un altro incendio. Guardate, incendi la sera, è difficile che siano legati al calore, quindi, ma a qualcos'altro. Quindi li ringrazio ufficialmente. Sarà stato anche che subito il giorno dopo abbiamo sversato almeno una trentina di il fuoco, si è riusciti a domare il fuoco prima del tempo previsto, e quindi il giorno dopo sono stati sversati almeno 30 camion di sabbia sopra le ceneri, oramai quello che rimaneva di questi rifiuti. Successivamente ricordo anche che il Comune si è attivato con i sindacati e con la ditta per cercare di salvare dei posti di lavoro che purtroppo ci sono stati, riducendo da 12 a 6 licenziamenti, per cercare di recuperare almeno gli amministrativi in altre strutture della stessa azienda, e con l'impegno da parte dei sindacati, qualora l'azienda riprenderà, sicuramente non si sa entro quanto perché il danno è notevole, peraltro pare che non abbiano manco l'assicurazione, di recuperare, nonostante a scadenza di un anno come prevede la legge, quei 6 operai che sono licenziati, e nonché di poterli usufruire a rotazione in questo periodo qualora. Quindi ci siamo attivati a 360 gradi su quello che riguarda il problema Sele Ambiente. Mi fermo qui perché la conferenza non voglio che sia lunga. Abbiamo l'opportunità. Ah, poi un'altra cosa, qui abbiamo le due assessore a cui gli do la parola, facciamo concludere al dottore Limone, anche perché penso che poi siete stati quelli che avete subito, con l'ordinanza, insomma, tenuto aperto il municipio il giorno dopo. Quindi do la parola all'assessore. Buongiorno a tutti. Personalmente era la prima volta che mi trovavo in una situazione del genere. Mi piace sottolineare che viviamo in uno strano paese. Tutti sono professori di tutto, però nessuno che si muova per dare una mano, dare un contributo.
Forse il passo differente di questa amministrazione è proprio quello, cioè si accettano i consigli, si accettano i contributi. Di soloni ce ne sono tanti, forse ce n'è bisogno di qualcuno in meno e qualche braccia operativa che dia sostanzialmente un aiuto e un appoggio. Non abbiamo voluto nascondere nulla, perché un episodio del genere era comunque un episodio grave per la nostra comunità, per il nostro territorio. Quindi avevamo intenzione di capire in fondo quali potevano essere le conseguenze e cercare di apprestare le contromisure più adatte, più idonee. Per fortuna gli scenari che si potevano ipotizzare all'inizio sono stati fugati, e di questo ringraziamo l'Istituto Zooprofilattico, ringraziamo l'ARPAC, ma come ha detto la sindaca, ringraziamo soprattutto la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, che hanno operato indefessamente per 2 giorni e sono riusciti a domare questo incendio. Dal punto di vista ambientale non ci sono state compromissioni, però questo episodio è servito da sentinella per acuire, per rinnovare i controlli sul territorio, per ogni tipo di attività produttiva e per evitare di poterci trovare domani di fronte a un episodio simile. Grazie. Allora, anche io non mi ero mai trovata in una situazione del genere, peraltro erano forse 2 giorni che ero stata nominata assessore. Anche in quell'occasione abbiamo collaborato con l'assessore Vecchio, come in genere facciamo sempre per ogni tipo di problematica. Sotto il profilo delle attività produttive è stato importantissimo stipulare il protocollo d'intesa con l'Istituto Zooprofilattico, perché abbiamo sentito la necessità comunque di tutelare le coltivazioni che erano prossime al luogo dell'incendio, fortunatamente che potevano avere una ripercussione negativa a seguito dei materiali che potevano ricadere. Fortunatamente il tempo c'è stato, il clima favorevole, e da quello che poi dirà il dottore Limone capiremo che non c'è stata alcuna compromissione per le coltivazioni, tantomeno per la salubrità dell'aria. Quindi è stata una bella prova, ce l'abbiamo fatta, cerchiamo di metterci lo stesso impegno per tutte quelle che si verificheranno in seguito. Ecco fatto. Grazie. Quello che aspettate maggiormente. Allora, grazie al vostro ufficio efficiente, ufficio stampa, Antonella Pacilio, noi oggi siamo a raccontarvi quello che abbiamo costruito in questo tempo. Io ho subito diverse sollecitazioni dal Comune, ho visto che c'era subito molta attenzione. Non è frequente, diciamo, sapere che da parte degli amministratori c'è questa attenzione, innanzitutto perché, vedete, nel binomio ambiente-salute, immaginare di monitorare quelli che sono gli effetti che ricadono sulle produzioni e sugli alimenti per effetto di un incendio è importante. Noi stiamo declinando da parecchio questa attività e lo stiamo facendo con grande impegno, e forse siamo anche molto antesignani in questa regione, perché ci ritrovammo di fronte alla storia della Terra dei Fuochi, quindi abbiamo sviluppato un'esperienza per la quale, grazie a campagna trasparente, a spessa, ai progetti regionali che abbiamo costruito, mi piace dirvi che siamo candidati a ricevere un centro di referenza nazionale per questo. Perché l'esperienza che abbiamo fatto su questo terreno probabilmente ci consente di avere un po' le idee chiare. E quando capita un incendio, alcuni effetti anche fuori da questa regione sono stati devastanti e non sono stati affrontati così, penso a Pomezia per esempio, allora monitorare l'ambiente è molto importante e non è un elemento secondario nella tutela della salute umana, perché appartiene a quella sfera di medicina di prevenzione che è determinante per tutelare salute, e lo fai quotidianamente, ogni giorno. Il monitoraggio è un elemento costante, e soprattutto se hai delle critiche ambientali, più tempestivamente intervieni e meglio è. Noi non ci rimettiamo poi a una fotografia, l'intervento di un monitoraggio deve avere un significato diverso. Se avessimo trovato delle criticità le avremmo sottratte alle vostre tavole, questo è il senso del nostro intervento, se no
se ci dovevamo solo fare la fotografia non serviva molto. E allora quando l'11 giugno si è verificato questo evento, noi siamo intervenuti con una certa tempestività. Qual è il sistema che ci consente di avere poi un'attenzione? Circoscrivere un'area, ben definirla. Noi abbiamo anche fatto uno studio sulla direzione dei venti, perché gli incendi e i venti, come dire, sono due elementi indissolubili. Abbiamo delimitato un'area di più stretta criticità e un'area intorno che in qualche misura devi tenere comunque sotto controllo. E questa attività ci ha consentito di fare diversi campionamenti, non solo sull'ortofrutta, sui vegetali, ma anche su prodotti di origine animale. A questo punto il discorso cambia un po', perché sui vegetali quelli che sono gli elementi di criticità di un incendio in genere sono le diossine, i furani e gli IPA, idrocarburi policiclici aromatici. Quando invece queste sostanze finiscono su prodotti di origine animale, il destino è un po' diverso. Significa che quando tu non li trovi sui vegetali, questa condizione non ti deve preoccupare più, che se tu nel primo monitoraggio non ce li trovi dentro, il rischio non c'è più, finisce lì. Quando invece queste sostanze dovessero finire in prodotti di origine animale, allora la storia è un attimo diversa. Perché dall'ambiente il contaminante migra verso le produzioni, te lo puoi ritrovare nel latte e poi questo può costruire una pericolosità per la salute umana. Non li abbiamo trovati né nell'ambiente né nelle produzioni. La differenza sta solo nel fatto che noi sulle produzioni animali, quindi il latte e le vostre stalle, continueremo l'attività. A carico dei vegetali no, perché il rischio per ora non c'è. Perché è il tempo che cambia, non so se sono riuscito. La migrazione di un contaminante sui prodotti di origine animale potrebbe verificarsi con un tempo più lungo e quindi è bene controllare con maggiore impegno anche dopo e assiduità. Il punto è, noi abbiamo circa 150 dati di analisi, quindi diciamo che il lavoro è esaustivo e completo. E l'elemento rassicurante che io vi trasferisco questa mattina sta nel fatto che non c'è nessun campione che ha una criticità nella lettura dei dati che noi abbiamo fatto presso i nostri dipartimenti di chimica e di chimica per l'ambiente. I microinquinanti che si trovano nell'ambiente noi li valutiamo da tempo. Dovete sapere che presso il nostro istituto da alcuni anni è presente il laboratorio per le diossine, non le mandiamo più fuori a fare, le facciamo noi a Portici, e questo, come dire, rappresenta anche un enorme risparmio, perché quello è un esame complesso, lungo e costoso, e questo significa che aveva anche una ricaduta non indifferente. Invece siamo riusciti poi a organizzarlo noi, abbiamo un laboratorio che è all'avanguardia ed è l'unico in tutto il centro sud. Quindi da Roma in giù, compreso le isole, è l'unico centro che c'è per le analisi delle diossine. Ed è un po' il nostro orgoglio. Perché, ribadisco, noi su questa storia delle contaminazioni nell'ambiente e di come un contaminante presente nell'ambiente potesse migrare verso la salute umana e che modo poteva determinare delle modifiche, è per noi un oggetto di studio importante. Non a caso stiamo svolgendo un'attività molto importante, si chiama SPES. Fra l'altro, gran parte del protagonismo di questa attività, mi piace dirlo a battipaglia, è frutto anche dell'ingegno e dell'operosità di Rino Cerino, che è un vostro concittadino, e quindi non facciamo mistero del fatto che il gruppo nutrito di battipagliesi presenti, arruolati all'istituto intorno a questa attività non è esiguo ed è anche in prima linea, e questo per noi rappresenta un punto d'orgoglio, diciamo. Per cui voi siete a casa vostra, ma insomma la loro attività in realtà viene svolta su tutto il territorio. Forse io avrei il dovere di dire che una stessa situazione simile sempre a conseguenza di un incendio di questo tipo si è registrata qualche giorno fa a Bellona, non c'è la stessa serenità nella lettura dei dati, dove abbiamo un'altra criticità molto diversa dalla vostra. Quindi al malpensante che pensa che noi facciamo gli esami con i manubri rassicuranti, gli dobbiamo dire che purtroppo non è così. Gli esami vengono fatti con il sistema di qualità, i sistemi di qualità vengono valutati da Accredia, nessuno fa gli esami col manubrio, nessuno ha intenzione di fare conferenze stampe che servono a rassicurare l'opinione. Io avrei fatto la stessa identica cosa se i risultati non erano così, ma erano diversi da così. Perché noi siamo dell'avviso, e credo di essere assolutamente in linea, perché ho capito
come dire, in modo molto rapido ed efficiente qual è l'impostazione di questa amministrazione, quindi ho declinata al femminile questa cosa, detto tra noi, mi rassicura anche di più. Nessuno immagina di dare alla pubblica opinione dei dati che non siano assolutamente aderenti alla realtà. Quindi è ovvio che il cittadino va informato, perché la sua salute va monitorata dagli enti pubblici, l'istituto profilattico è un ente strumentale al servizio del cittadino perché è pagato dal contribuente, quindi facciamo il nostro dovere e nulla di più. Mi sembra giusto che i cittadini siano informati di quello che succede. Una cosa sola prima di lasciarvi, perché poi penso che non ci sia molto altro da aggiungere a quello già detto, è un elemento. Forse io credo di dire, senza tema di smentita, anche il fatto che insomma, gli istituti appartengono a una rete che fa capo al Ministero della Salute, non c'è un territorio in questa nazione che oggi viene monitorato meglio di come stiamo facendo noi. Per cui noi possiamo essere pure la terra di sporchi e cattivi, diciamo un territorio che nella sua complessità e nella sua bellezza è folle. Abbiamo l'ardire di incendiare il Vesuvio senza comprendere che era il Vesuvio che doveva incendiare noi. E abbiamo immaginato un'azione avversa ad un elemento della natura che, avendo una sua caratteristica eruttiva, forse non andava provocato, diciamo. Abbiamo territori enormi di questa regione, bellissimi, in fiamme, e abbiamo capito che la natura è dolosa. Non è solo qui il punto di monitoraggio, anche in altre realtà. Io ho promosso, non so quanto e come reggeremo, perché la dimensione dei fenomeni è tale che quando poi comincia a prendere fuoco anche qualche fabbrica che ha contaminanti, come nel caso di Bellona, o altre situazioni che coinvolgono altri materiali che non sono così innocui, la storia cambia anche per gli effetti che produce nell'ambiente. Insomma, questo mammifero uomo si muove in questo modo. E qui da noi questa condizione oggi è veramente critica e difficile. Quindi io credo che noi possiamo fare tutte le attività che vogliamo, costruire il miglior monitoraggio, ma credo che occorre anche un'inversione di tendenza, se mi consentite un'opinione. Uno non riesce a fare il lavoro che fa se non matura nemmeno un'opinione dentro le cose che fa. E la mia opinione è che se questa battaglia non la si vince insieme, persone, istituzioni, cittadino e le istituzioni, se non si esce dall'idea che si rimane a guardare lo scempio che intorno a noi si compie in modo efferato ed assurdo, noi non salveremo la nostra terra. Penso che la salveremo solo se lo sforzo è collettivo. E credo che quello che c'è davanti a noi, mai come in questo periodo, è di una follia assoluta. Per cui il dolo di un incendio in una condizione di tale siccità, io la ritengo eresia assoluta e follia umana. E la follia umana la si riesce a combattere solo se il senso delle cose, la ragione, il buon senso, il raziocinio si riappropria di noi. E credo che questo sarà quello che converrà fare nel prossimo tempo. Io rinnovo l'invito del sindaco a una collaborazione col vostro comune, con la vostra realtà, che per noi rappresenta significativamente un elemento importante per un'agricoltura innovativa, per le realtà di alcuni imprenditori che voi avete sul territorio, che guardano lontano, che sono capaci di avere un processo di innovazione in testa, e questa per noi rappresenta anche la possibilità di costruire insieme a voi dei progetti futuri di ricerca e di valutazione. Siamo a disposizione, l'istituto è a disposizione del vostro territorio, delle vostre istituzioni, della vostra realtà, e credo che continueremo a fare queste cose con impegno e con senso del dovere, come le abbiamo fatte finora. Grazie della vostra attenzione.